Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, stiamo celebrando la terza domenica del tempo ordinario, che è anche la prima domenica della parola di Dio. Sapete che Papa Francesco ha voluto istituire questa giornata, questa appunto è la prima, perché i sacerdoti, come dire, aiutassero un pochino i fedeli anche nella predicazione a riscoprire e a comprendere il primato che la parola di Dio ha nella vita della Chiesa. Sapete che la Santa Messa e ogni azione liturgica della Chiesa comincia sempre con la lettura della parola di Dio. I lettori, che hanno letto la prima e la seconda lettura, concludono dicendo parola di Dio. Il Vangelo si conclude dicendo parola del Signore con la S maiuscola, perché in Gesù Dio fatto uomo ci ha parlato, motivo per cui siamo anche in piedi proprio per adorare con tutto il cuore questo grande mistero. Ora, voi sapete che la parola di Dio è il cuore e il centro della vita cristiana, perché in essa è contenuta la rivelazione pubblica del Signore, quella che la Chiesa ha accolto, ha ufficialmente promulgato, custodito e continua a insegnare, perché in esso c'è tutto ciò che è necessario conoscere e sapere per comprendere e conoscere per quanto possiamo la verità su Dio, sull'uomo, sul senso della vita, su chi siamo, dove andiamo, sul bene e sul male. E sapete che la parola di Dio è qualcosa che interpella anche la nostra risposta. Nella Dei Verbum del Concilio Vaticano II si legge esplicitamente che a Dio che parla al suo popolo attraverso un linguaggio intelligibile è chiesta una risposta da parte nostra. L'obbedienza della fede, ma anzitutto la disponibilità all'ascolto. Allora, in questo giorno noi dobbiamo farci questa domanda, perché ci sono due modalità di ascoltare la parola di Dio. Una è quella che state vivendo anche adesso, è la modalità mediata, cioè la parola di Dio proclamata nella liturgia e poi spiegata dal ministro di Dio che ha ricevuto dalla Chiesa il mandato di predicare e spiegare la parola. Questa è una cosa molto importante e si può fare non soltanto in contesti liturgici, ma specialmente oggi che c'è internet. Io potrei tranquillamente fare pubblicità da questa sede a tanti miei confratelli che sono bravissimi, grandi predicatori veramente della parola di Dio. Io stesso ogni tanto, quando posso, attingo dalla loro sapienza, perché io parlo, ma anche io ho bisogno di essere edificato e di ricevere. Quindi c'è questa modalità mediata, quindi qualcuno mi spiega la parola di Dio, che certamente è importante per voi, è importante anche per me, capite? Perché e la fede e la rivelazione noi la riceviamo innanzitutto come un dono che va accolto e va certamente anche spiegato. Poi c'è un'altra dimensione però, che è quello nostra personale. Papa Francesco tante volte, se andate a scartabellare un pochettino l'archivio dei suoi interventi, ha detto questa frase: se volete fare contento il Papa, prendete il Vangelo, leggetelo, dedicategli un pochino di minuti, perché a volte noi siamo un pochino spaventati, perché certamente la parola di Dio non è come un quotidiano, d'accordo, o come un fumetto, quindi o come un romanzo, quindi una cosa che si può leggere come lettura leggera. È certamente una lettura qualificata, una lettura impegnativa, ma è la cosa più bella che esista al mondo. E non dobbiamo avere paura, dici, ma io non capisco niente, io non ho studiato teologia, non so l'esegesi. Noi non dobbiamo metterci a fare l'esegesi quando leggiamo la Bibbia. Quando tu leggi il Vangelo devi pensare, perché è così che stai dinanzi a Gesù, e attraverso quella parola scritta che ha cristallizzato la sua predicazione, Gesù ti parla al cuore oggi. E se tu invochi lo Spirito Santo e ti metti in ascolto, vedrai quante cose belle saprai anche tu tirare fuori dal Vangelo e sentire dal Signore, anche se non sei né un teologo, né un prete, né un frate, né un esegeta. Io vi dico, ho avuto delle bellissime esperienze, soprattutto quando ero giovane, nel gruppetto dei miei amici, perché quando ci avvicinammo un pochino più alla fede, vi racconto un particolare, facevamo questa cosa, ci vedevamo una volta a settimana a casa mia, con un gruppetto d'amici, capito? Di amici da 18-20 anni, prendevamo un Vangelo, lo aprivamo a caso, come faceva San Francesco, e poi diciamo, sentite un po', tutto fuori, a te che ti ha detto sto Vangelo? A te che ti ha detto sto Vangelo? A te che ti ha detto sto Vangelo? Facciamo un minuto di silenzio e poi, ma voi, io me lo ricordo ancora adesso, sono passati, io ho quasi 50 anni, quindi saranno passati quasi 30 anni, ma io mi ricordo benissimo queste cose.
ragazzi normalissimi che uscivano sabato sera, andavano in pizzeria, andavano a divertirsi, andavano a fare cose di questo genere. Però ci eravamo dati questo momento, cioè lunedì sera ci vediamo a casa mia alle 9 e stiamo un'oretta a fare sto lavoro. Era bellissimo, tutto sta a averci la voglia di farlo, non dobbiamo spaventarci. Quindi questo, mi raccomando, ecco, è un'esortazione, è un invito importante e che appunto possiamo e dobbiamo raccogliere e mettere in pratica. Secondo aspetto ancora importante, vediamo cosa ci dice la parola di Dio oggi. È sintetizzato nel cuore del Vangelo, che è: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Ieri sera abbiamo approfondito durante la Santa Messa il messaggio di Gesù sulla conversione, quindi che cosa significa la conversione. Oggi vediamo la seconda parte di questa esortazione di Gesù: il regno dei cieli è vicino. Quindi che cos'è questo regno dei cieli che si avvicina attraverso Gesù? Lo capiamo da due episodi. Primo, quello che viene subito dopo, la chiamata dei primi discepoli, cosa Gesù chiede e come loro rispondono. E poi un accenno alla seconda lettura, dove San Paolo raccomanda ai Corinzi di evitare di fare certe cose che le facevano i Corinzi allora, ma purtroppo, siccome a San Paolo la parola di Dio in pochi l'ascoltano bene, le facciamo anche noi oggi tali e quali. Adesso poi lo vedremo, eh? Allora, Gesù passa, vede, chiama: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Questi sono i primi discepoli, sono due coppie di fratelli, Pietro e Andrea, erano fratelli germani, fratelli di sangue, e Giacomo e Giovanni di Zebedeo, erano anche loro fratelli di sangue. C'erano tre coppie di fratelli nei discepoli di Gesù: Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni, poi c'era un altro Giacomo e Giuda, non Iscariota, che erano i cugini di Gesù, erano i figli del fratello di San Giuseppe, autori tutti e due di lettere neotestamentari, la lettera di San Giacomo e la lettera di San Giuda. San Giacomo, tra l'altro, è stato il primo vescovo di Gerusalemme dopo l'ascensione di Gesù al cielo. Gesù li chiama: venite dietro di me. Non dice altro, non dà dettagli, capite? È proprio un invito ad abbandonarsi. Come rispondono? Sapete, ci sono due parole che a noi esseri umani ci piacciono tanto, no? Se io ho un desiderio, mi serve qualcosa, la voglio subito o la voglio tra un mese? Vediamo un po', rispondiamo. Se mi si sfascia il lavandino, chiamo l'idraulico, quello mi dice: vengo tra un mese. Noi dice: vieni subito. D'accordo? Noi vogliamo le cose fatte subito, no? Ecco. E se possiamo ricevere da qualcosa da qualcuno, vogliamo le briciole o vogliamo fare il pieno? Tutto, d'accordo? Vogliamo tutto. Ecco. Allora, tutto è subito, noi lo vorremmo sempre, ma tutto è subito è ciò che si deve dare a Dio. Perché guardate, essi lasciarono tutto subito e lo seguirono. Subito. Quindi, quando arriva Gesù, quando ti fa una chiamata, non devi aspettare. Ah, quando ci avrò tempo comincerò a pensare un po' alle cose dell'anima. Sapete quante altre volte mi hanno detto anche a me, anche le persone un pochino, dicendo: ma padre, io adesso ho tanto da lavorare, ho 50 anni, ho un'impresa, ho un'azienda, ho 200 operai, poi quando vado in pensione penserò alle cose di Gesù. Ecco, se ascolti la parola di Dio, certo, se c'hai 200 operai è chiaro che non è che puoi stare tutto il giorno a vivere come se campi un monaco in un monastero, no? Cioè devi stare appresso all'azienda, però non rimandare. E poi a noi il nostro Signore generalmente gli diamo sempre le briciole, quindi un pochino che se gli do 5 minuti sembra che ho fatto chissà che cosa, no? Ecco, molti fedeli, spero non voi, manco 5 minuti al giorno al nostro Signore per dire preghiere del mattino e della sera. Io dico, per qualcuno dico, scusa un attimo, dico, la giornata c'ha 24 ore, cioè se dici le preghiere della mattina e della sera, quanto durano? Pure se sei una lumaca, ma te possono durare 10 minuti se sei una lumaca. Questo lo impariamo fin dai tempi del catechismo. Dico, ma 10 minuti su 24 ore non mi sembra tutto sto granché, capito? O andare a messa la domenica, dico, chi non gli dà manco quello al nostro Signore? Un'ora, sapete quanto ore sta in una settimana, no? 24 per 7, 7 per 4 fa 28, 7 per 1 fa 7 più 2, 9, sono 98 ore, una ne dai al Signore, l'1%, mamma mia, che sarà mai? Che ti cambi la camicia, insomma? Ecco, capite? Quindi l'insegnamento che ci dà Gesù è come noi siamo disposti, quindi vedete come la parola di Dio ci insegna
ad andare un pochino oltre, no? E poi chiudiamo con un episodio triste. San Paolo scrive ai Corinzi, perché Corinzi, che succede? C'erano diversi predicatori in epoca apostolica. C'era San Paolo, era ancora vivo San Pietro, qui viene chiamato in greco Cefa, è il corrispettivo greco di Pietro. San Paolo e San Pietro. Poi c'era un grandissimo predicatore, uno che predicava benissimo, colto, forbito, era veramente un... Avete visto quegli oratori, quelli che quando aprono la bocca proprio ti incantano? Io vorrei fare qualche nome, ma mi sembra ci stanno pure muore, ci stanno delle persone, dei predicatori, che appena aprono bocca io rimango a bocca aperta, perché sono proprio bravi, hanno proprio un dono straordinario. Ma sapete che si erano messi a fare? Ah, io ascolto San Paolo. Ah, io San Paolo, San Pietro e Apollo non capiscono niente. Ah, no, io ascolto Apollo, Apollo è più bravo di tutti. Ah, San Pietro è un pescatore, non capisce niente. San Paolo, diceva qualcuno che era pure mezzo balbuziente, lo dice anche lui, su figura si sente lui. Ah, no, io ascolto San Paolo. Ieri c'era la conversione di San Paolo, perché questo era un persecutore, si è convertito, quindi c'è la fede più autentica. E si facevano gli appiccicamenti con gli altri. Cosa risponde San Paolo? Avete sentito che bello? Dice, sentite un po', ma chi è stato crocifisso per voi? Paolo? Sono stato crocifisso io per voi? Quando avete ricevuto il battesimo, siete stati battezzati nel nome di Don Leonardo, d'accordo? O nel nome del Vescovo X, o nel nome del Papa Y, o nel nome di Cristo? Quindi capite, nella Chiesa ci sono tanti doni, ma non bisogna mai attaccarsi alle persone o strumentalizzare le persone o addirittura mettere gli uomini di Dio l'uno contro l'altro attraverso le forme di attaccamento disordinato che ci facciamo noi stessi. Io anche qui non voglio scendere in dettagli e particolari, ecco, ma chi segue un pochino le vicende ecclesiali, e spero che qualcuno di voi le segua, capirà come questa operazione oggi è all'ordine del giorno. Intervengono anche i media a strumentalizzare tante cose e a mettere gli uomini di chiesa gli uni contro gli altri, ma noi non dobbiamo stare a questo gioco. Noi seguiamo il nostro Signore Gesù Cristo, d'accordo? E chiunque ci parli di Lui in suo nome, lo accogliamo con la sua sensibilità, con le sue priorità, con i suoi accenti particolari, ma senza mai fare di nessuno un idolo e senza mettere mai nessuno l'uno contro l'altro. Ok? A buon intenditore, diceva qualcuno, poche parole, ma questi sono problemi reali. Questo modo di agire non ha niente di divino, è semplicemente un tirare fuori ciò che c'è di peggio e di umano dal nostro cuore e usarlo per contaminare, abbrutire le cose più belle che il Signore ci ha donato. Chiunque ci mandi, che ci parli in suo nome, è un dono. È chiaro che le persone sono tutte diverse. San Paolo non era uguale a San Pietro e San Pietro non era uguale a Apollo. Uno era Paolo, uno era Apollo e uno era Pietro, ma uno è Cristo, di cui sono tutti quanti servi e a cui tutti quanti ci devono portare. Bene, chiediamo a Maria Santissima che con gioia ci aiuti a vivere sempre la centralità e l'importanza della parola di Dio e a imparare a dare al Signore con gioia tutto di noi stessi, metterlo al primo posto, perché come sappiamo Lui tutto si è dato a noi senza nulla risparmiare. Siamo lodati Gesù e Maria.